con i nostri occhi. Questo è un lavoro che è iniziato prima dell'estate, fatto dai ragazzi della cooperativa che a gruppetti hanno girato la città di Legnano e cercato punti significativi che sono stati poi fotografati e trasformati in veri e propri quadri, perché se vedete, guardate, queste fotografie sono davvero molto belle, hanno delle prospettive particolari, è chiaro che sono stati accompagnati a fare questo lavoro e sono stati molto bravi. Rientra sempre all'interno di quel bando che la cooperativa ha vinto, che riguarda il bando cultura, lo dico così velocemente, che ha come centralità la città di Legnano da una parte, le sue bellezze, la sua storia e la sua architettura, e il territorio, l'entroterra dei Sibillini. E il fatto che si riapra a Legnano anche e non solo attraverso il cinema, ma anche attraverso altre forme d'arte, direi che è un'occasione per riportare la luce in un luogo storico dove la cultura l'ha sempre fatta da padrone.